Ciao a tutti, buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con la Stoffa di Prato, la nostra rubrica bisettimanale alla scoperta delle eccellenze del territorio in vari ambiti. Una puntata, quella di questa sera, interamente dedicata alla Pasqua, quindi parleremo appunto dall'arte, ma anche di turismo e poi infine del palinsesto pensato da TV Prato per vivere insieme appunto queste festività. Iniziamo parlando proprio di arte, di opere d'arte che parlano della Pasqua. Siamo in compagnia di Veronica Bartoletti, direttrice dei Musei Diocesani di Prato. Ciao Veronica, buonasera. Buonasera, ben trovata. Grazie dell'invito. Grazie a te per essere qui con noi questa sera. La Pasqua, dicevamo, un po' è il momento liturgico più importante dell'anno per i cristiani. Sono diverse anche le opere d'arte che rappresentano la passione, la morte e la risurrezione di Cristo. Ci sono diverse opere ovviamente anche a Prato. Prima di entrare proprio nei dettagli, andare a scoprire un po' quelle che sono le opere, quali sono, che tipo di raffigurazioni appunto ci sono in città, in particolare al Museo dell'Opera del Duomo in Cattedrale? Sì, in particolar modo ovviamente all'interno del museo e della cattedrale ci sono da sottolineare un ciclo di affreschi che è in un luogo piuttosto suggestivo, ovvero la parte finale delle volte e quindi dopo l'ingresso del museo, la parte sotto al transetto, che è la Cappella dei Battuti di Santo Stefano, dove abbiamo un ciclo purtroppo non molto ben conservato per problemi di umidità, di un anonimo pittore della seconda metà del 300 che dipinge tre scene a monocromo, prevalentemente con un colore verde, che sono la preghiera nell'orto, l'ultima cena e la flagellazione, quindi diciamo tre momenti salienti ovviamente della passione. È un documento molto interessante perché la cappella viene costruita quando viene costruito il transetto, quindi diciamo entro gli anni 20 del 300, affrescata un po' di tempo dopo, e originariamente doveva avere appunto queste pareti con queste tre scene della passione, nella volta ribassata un grande Agnus Dei, quindi ci deve essere proprio un riferimento chiaro ai momenti cardine appunto della passione. La cappella poi è stata successivamente integrata con altri dipinti, per cui nella volta l'Agnus Dei è circondato da santi evangelisti, e poi entro gli anni 20 del 1400 è stata realizzata nella parete, diciamo davanti all'ingresso, un finto polittico, una Madonna con un bambino, Santo Stefano e San Lorenzo, voluto proprio dai Battuti, perché come ho detto il nome del luogo è la Cappella dei Battuti di Santo Stefano, una confraternita laicale che ha optato per una soluzione diciamo molto particolare. Infatti sembra un polittico, quindi ha tutta la carpenteria di legno dorato, ma è un affresco, quindi è disegnato sul muro tutta la carpenteria, quindi è una curiosità, però questo è l'unico diciamo nome di artista a cui possiamo attribuire un'opera certa all'interno della cappella. E poi ci sono appunto alle pareti le scene della passione. Sì, queste scene della passione purtroppo sarebbero anche state molto interessanti essendo a monocromo, una tecnica di cui in città non abbiamo tante testimonianze, ma purtroppo la cappella, essendo sotto la sacrestia praticamente in un luogo sotterraneo, ha avuto nei secoli da sempre, sappiamo, problemi di umidità, tanto che all'inizio del 500 fu creato un vespaio, diciamo quello che oggi potremmo trovare nelle moderne ristrutturazioni delle case. Ci sono circa 100 ciotoloni di terracotta rovesciati al di sotto del piano di calpestio, in modo da creare un reticolo per la circolazione dell'aria. Questo è possibile vederlo in un angolo proprio della cappella, dove abbiamo una parte in vetro, perché noi pensiamo di aver, come dire, trovato grandi soluzioni, ma in realtà esistevano già da prima. Esistevano già da tempo. Sì. Spostandoci in cattedrale, anche lì ovviamente ci sono insomma opere che parlano della passione, morte e risurrezione di Cristo. Che cosa si può ammirare? Sicuramente una testimonianza molto importante è all'interno della Cappella del Santissimo Sacramento. È il luogo dove normalmente non è diciamo accessibile per le visite guidate, perché come dice il nome ci sono le celebrazioni della mattina e del pomeriggio, quelle durante la settimana, certo, feriali, e poi è il luogo della preghiera. Però questo non vuol dire che sia senza opere d'arte, al contrario, la cappella fu costruita
costruita come un'appendice della parte, diciamo, del transetto intorno prima degli anni 40 del 1500 e vi fu trasferito intorno a un'opera proveniente dal convento di Santa Margherita, quello famoso per lo scandalo fra Filippo Lippi e Lucrezia Buti, del rapimento presunto, diciamo così, una bellissima tela con l'effusio sanguinis di Zanobi Poggini, datata intorno sempre entro gli anni 50 del 500. È una tela maestosa dove si vede Cristo risorto con ai lati i santi a cui è dedicata la cattedrale, Stefano e Lorenzo, e si chiama effusio sanguinis perché Cristo appunto è risorto e tiene la croce come segno della sua passione, ma come superamento appunto della morte, e dalle sue mani esce del sangue che viene raccolto appunto in una coppa, quindi lui, appunto, il nome latino ricorda questo momento. In più, nella volta della stessa cappella, ritrovato in tempi diremmo recenti, cioè nel secolo scorso, c'è un bel affresco di Luigi Catani, perché la cappella fu dalla metà dell'Ottocento ebbe degli interventi di ristrutturazione fino agli anni 40 del secolo scorso, negli interventi ottocenteschi Luigi Catani, che era il pittore più importante in assoluto in città in quel momento, dipinse un Cristo risorto sempre trionfante con la classica bandiera appunto segno della vittoria sulla morte. Questi affreschi erano stati poi scialbati, quindi coperti con la pittura bianca, e infine fortunatamente ritrovati appunto nei restauri del secolo scorso. Quindi chi va a pregare giustamente non ha, come dire, motivo di alzare gli occhi sulla volta, ma se lo fa trova un bellissimo affresco di Luigi Catani. Un bellissimo capolavoro, assolutamente. Sì. Poi ancora spostandoci invece sull'altare maggiore, anche qui cosa troviamo? Sull'altare maggiore attualmente fino a sabato sarà coperto ovviamente come certo. Da tradizione per la Settimana Santa, ma abbiamo un capolavoro di Ferdinando Tacca, questo crocifisso bronzeo che ha la particolarità di essere appunto un bronzo nella parte scultorea del corpo, quindi molto scuro nella resa, e avere una croce di legno altrettanto scura, quindi generalmente c'è un po' di stacco o perlomeno in tante croci si nota una differenza di non solo di materiale ma proprio di finitura, per cui la croce è grezza e il crocifisso è lavorato o il contrario. In questo caso invece si percepisce un unico insieme e spesso purtroppo però la luce non aiuta, quindi vederlo sull'altare maggiore non è facilissimo. Per chi può avere occasione, nella sacrestia, una curiosità, si trova un calco in gesso realizzato da Leonetto Tintori soltanto del volto di Cristo, che ci fa notare dei dettagli meravigliosi, perché è bianco e ben illuminato alla luce e anche più basso rispetto alla croce, che quindi ovviamente è molto più alta, e quindi sarebbe da pensare come poter valorizzare al meglio il crocifisso, che però nella sua posizione originale lì deve rimanere. Forse un'illuminazione migliore lo potrebbe aiutare, diciamo. Insomma, un po' da studiare, ecco, questa. Ci penseremo. C'è da pensarci su questo. Infine passiamo anche alla Cappella Vinaccesi, anche lì ci sono delle opere particolari. Sì, la Cappella Vinaccesi, come dico sempre io, è l'ultima voce del coro, non in senso negativo, ma perché scorrendo le cappelle da sinistra verso destra è l'ultima, e perché è l'ultima che è stata affrescata. È il capolavoro di Alessandro Franchi, il nostro pittore pratese, che come tutti i grandi personaggi è, diciamo, nella propria patria è meno ricordato di quanto si dovrebbe fare. Infatti è sepolto a Siena, dove invece ha avuto grandissimi onori. Ricordo sempre che tra le sue opere più importanti c'è aver contribuito al pavimento della cattedrale del Duomo di Siena, quindi insomma un'opera importantissima che andava avanti dal Medioevo in poi, dal Rinascimento in poi. Nella Cappella Vinaccesi Alessandro Franchi era specializzato nella pittura religiosa, pur essendo vivendo appunto nell'Ottocento, lui realizza la cappella proprio alla metà, entro gli anni 60 dell'Ottocento, non amava minimamente la pittura di storia, che era uno dei generi più apprezzati del momento, e quindi nella Cappella Vinaccesi realizza un
Direi complicato programma iconografico, non che le storie dei santi siano più accessibili a noi moderni, certo, di oggigiorno, però lì si va proprio nell'Antico Testamento e forse è ancora più complicato, per cui l'ultima scena sulla parete di destra è la Pasqua ebraica. Ricordo sempre, lo racconto spesso, che quando Papa Francesco è venuto a Prato nel 2015 diceva che bisognava stare pronti con i fianchi cinti, con i bastoni in mano per proseguire il nostro cammino, e io molto ingenuamente ho detto avrà visto la Cappella Vinaccesi per dire una cosa del genere. In realtà è Alessandro Franchi che traduce in modo proprio letterale il testo biblico in un linguaggio figurativo, per cui si vedono questi personaggi che sono intorno a una tavola pronti proprio per partire, si percepisce l'urgenza, che si condividono il pane azimo, c'è un piatto di erbe amare, quindi tutti quelli che sono riferimenti proprio, si nota un fuori dal campo visivo principale, perché Alessandro Franchi è quasi cinematografico nelle sue composizioni, un ragazzo che con un ramo di olivo sta segnando gli stipiti della porta con il sangue dell'agnello sacrificato per segnare le case degli ebrei che sarebbero state risparmiate dalla morte del primogenito, che invece avrebbe colpito tutti quelli degli egiziani, per poi partire la mattina stessa appunto per la terra promessa, per cui è un'opera veramente maestosa che racconta benissimo la Pasqua ebraica. Assolutamente, abbiamo cercato insomma un po' di fare una carrellata molto veloce, quindi sono opere tutte appunto visibili appunto in cattedrale, sì, oppure al museo. Per Pasqua al museo c'è, cioè, per Pasqua, Pasquetta, insomma ci sono delle attività particolari? Sì, dunque per Pasqua è chiuso, c'è l'ostensione della Sacra Cintola e comunque nelle solennità, una solennità così importante che ci sembrava giusto come per Natale, insomma i giorni, certo, di chiusura sono veramente poco, Natale, Pasqua e 15 agosto, quindi insomma e 8 settembre, sono diciamo veramente pochissimi. Per Pasquetta invece siamo aperti con l'orario consueto 10-17, per cui chi ha voglia di scoprire dal vivo le opere di cui abbiamo parlato lo aspettiamo ben volentieri. Assolutamente, benissimo, grazie davvero Veronica Bartolesi per essere stata con noi e buona Pasqua. Altrettanto. Ovviamente. Grazie, e noi ci vediamo qui tra pochissimo per la seconda parte della Stoffa di Prato. Parlare di Pasqua, in particolare parliamo di turismo, con la Pasqua entra infatti nel vivo la stagione turistica, ne parliamo questa sera con Sauro Venturi, presidente di Federalberghi Prato, buonasera. Buonasera a voi. E benvenuto. Grazie. Ci diamo del tu, diciamo, prima fuori dagli schemi, sei operativo da pochi mesi, in realtà dal 1 gennaio, la nomina è stata fatta a dicembre, operativo dal 1 gennaio, quindi da inizio anno, intanto un bilancio di questi primissimi mesi di attività, come sta andando? Sì, esatto, io sono entrato in carica dal 1 gennaio di questo anno, con un'elezione che è avvenuta nel fine anno, diciamo, e dal primo dell'anno ho iniziato a essere presidente della Federalberghi qui a Prato. Abbiamo iniziato insomma a strutturarci un pochino, a cercare di capire quello che possiamo fare insomma nel nostro campo del turismo qui su Prato e provincia, perché abbiamo alcuni soci anche fuori dal comune, poi la gran parte degli associati è nel comune di Prato. Quindi in questo primo periodo iniziale, ecco, è servito un po' a strutturarci un pochino meglio, e a breve avremo qualche novità anche sull'assetto che ci stiamo dando come associazione. Ecco. Quindi insomma a breve ci farete sapere qualcosa. A breve di... ci sarà qualche bella notizia. Qualche novità, penso. Qualche sì, bella notizia. Sì, okay. Sì, esatto. Parlando un po' della Pasqua, quindi appunto mancano ormai pochi giorni, quali sono anche le previsioni delle presenze, quindi di turisti in città, ma anche appunto nei comuni della provincia, dal vostro osservatorio? Sì, ecco, la Pasqua ormai è imminente, siamo nella Settimana Santa ormai, e per questa Pasqua le previsioni sono discrete, devo dire, nonostante che quest'anno viene un pochino bassa, perché comunque, anche se è l'ultimo, siamo ancora in marzo, rispetto all'anno passato invece era aprile, quindi sicuramente è sempre meglio se è un pochino più alta, perché il tempo normalmente dovrebbe aiutare a essere più clemente. Le previsioni del meteo sembrano discrete, ora a parte questi giorni di pioggia di questa settimana sembra che poi si rimetta per il fine settimana. Le previsioni che abbiamo noi dai nostri associati, dagli hotel che compongono la nostra associazione, sono buone, nel senso che sembra che
si riesca in alcuni casi a fare quello dell'anno passato, e per una buona metà le indicazioni ci dicono che avremo qualche presenza in più rispetto all'anno passato, quindi mediamente sembra una Pasqua buona dal punto di vista delle presenze in città, perciò diciamo incrociamo le dita. Le prospettive ancora, insomma, sono buone. Ecco, qualche giorno manca, quindi ancora le vendite sono possibili, perché soprattutto per via del meteo ci sono persone che attendono magari all'ultimo momento per essere certi di trovare il tempo bello. Assolutamente, ecco. Si tratta per lo più di italiani, di stranieri? Diciamo le indicazioni che abbiamo sono che all'incirca siamo 50 e 50, quindi una presenza straniera comunque corposa, importante, magari fatta anche di gruppi che provengono da varie parti del mondo, perché poi ecco, il turismo ormai è abbastanza internazionale, e per un 50% invece magari si tratta di italiani, e lì è più un turismo individuale fatto di famiglie, amici, coppie e così. Ecco. Quindi insomma anche il trend giovani, famiglie più o meno, insomma dipende un po'. Sì, sì, è un po' misto, è vario, non c'è magari tutte famiglie, no, ecco, è un po' abbastanza variegato. Ecco, sì. Il tempo medio più o meno di permanenza, avete una stima? Il tempo medio non è molto elevato, noi non siamo una meta per fare la settimana di vacanza, diciamo che normalmente è una permanenza media molto bassa. Per Pasqua si alza leggermente, perché comunque alla fine sono sabato, domenica, lunedì, comunque sono tre giorni diciamo festivi, e quindi ecco che qualcuno fa anche le tre notti, la maggior parte magari ne fanno due, quindi insomma comunque per come siamo abituati è una permanenza un pochettino più alta rispetto a quello che è la normalità dell'anno. Ecco. Le festività di Pasqua fanno un po' da traino, insomma aprono un po' la stagione turistica, intanto poi ci saranno i prossimi appuntamenti, sono quelli per il ponte 25 aprile, 1 maggio, anche lì ci sono già delle proiezioni, ci sono già appunto delle prenotazioni, sia a Prato che nei comuni della provincia ovviamente. Sì, allora diciamo che la Pasqua normalmente è lo spartiacque fra la bassa e l'alta stagione, quindi con l'arrivo della Pasqua inizia il periodo migliore per noi, che poi si protrae fino a settembre, anche ottobre, in base anche lì al meteo. Le previsioni post Pasqua, quindi per la stagione che va, sono un po' come quelle che ho detto poco fa di Pasqua, nel senso che l'andamento sembra positivo, prenotazioni ce ne sono già in maniera importante in determinati momenti, e sembra che il trend sia favorevole, ecco, al nostro settore, con diciamo un 50% delle nostre strutture mi dicono che pensano di fare un'annata simile al 2023, che è stata un'ottima annata, e diciamo un 40% mi dice che invece il trend sembra superiore addirittura a quello del 2023, che sarebbe un risultato veramente eccezionale, perché l'anno scorso è stata un'ottima annata, insomma, ecco, abbiamo lavorato bene. Poi ci sono stati gli anni precedenti dove ci sono stati anni invece, difficili, cioè, esatto, però insomma quindi si vede una ripresa. Ecco. Però sinceramente dal punto di vista turistico si è notato, siamo ripartiti più tardi di tanti altri, e quindi forse stiamo ancora sfruttando quell'onda lunga, ecco, certo, della voglia di viaggiare, che non è stata possibile negli anni prima, quindi ancora c'è da smaltirla magari. Ecco. Assolutamente, quindi insomma ora c'è voglia di ricominciare a viaggiare, ricominciare a visitare i luoghi, città d'arte, sì, ma non solo. E sì, questo sì, vale sia comunque le presenze sia nei comuni, nel comune di Prato, ma anche nei comuni della, sì, provincia. Sì, vale anche negli altri comuni della provincia, dove abbiamo alcuni hotel associati anche fuori dalla provincia, e anche lì il trend è lo stesso, nel senso che Prato o leggermente fuori Prato, perché poi non è che siamo una provincia estesa, certo, di chissà quanti chilometri, il trend è lo stesso, ecco, abbiamo le stesse indicazioni anche nel Poggio a Caiano o nella Val di Bisenzio, insomma, ecco. Quindi insomma ci sono prospettive positive, l'auspicio, sì, è quello, sì, che insomma, sì, anche in estate, sì, si possa ritornare a rivedere insomma anche diversi turisti anche, sì, qui da noi. Guardando un po' invece le strutture ricettive, qual è la situazione? Ci saranno anche nuovi alberghi in città, quanti
sono anche gli alberghi, appunto, che fanno capo anche a Federalberghi. Sì, la nostra associazione al momento conta 21 strutture associate, naturalmente non sono tutte, ma sono quasi la totalità delle strutture, diciamo, più importanti a livello di numero di stanze o numero di letti. Qualche movimento, come è normale che sia, c'è sempre in città, fra aperture, chiusure, modifiche, ampliamenti e così via. A breve dovrebbe aprire una nuova struttura nella zona subito fuori dal centro, ancora non si sa quando non apriranno, sono perché sono lavori precise in corso e così, ecco, però diciamo che comunque all'incirca la nostra presenza è abbastanza stabile, nel senso, al netto di piccoli cambiamenti, non ci sono stravolgimenti, non ci sono stati nell'ultimo periodo e non credo ce ne siano nel breve periodo. Ecco. Non sì. Ci sono grosse variazioni? No, insomma. No, non credo. No. Per quanto riguarda il personale, un problema un po' che si pone con l'arrivo della stagione estiva, anche appunto quello della carenza di personale negli alberghi. Sì, questo è un tasto dolente e presente ormai dal post-Covid, diciamo, ecco, quello che si sente dire in giro spesso, anche, ecco, sicuramente ognuno di noi sente, è la realtà, perché sia nel settore ricevimento, sia nel settore ristorazione, quindi negli hotel abbraccia anche il discorso colazione, esiste una difficoltà nel reperire personale qualificato. Quindi si cerca di fare il massimo con il personale che abbiamo, si cerca di andare a trovare nuovo personale, soprattutto adesso che inizia la stagione, sicuramente è un periodo dove un po' tutti noi abbiamo magari bisogno di integrare il personale che ha fatto la stagione invernale, perché c'erano meno presenze, ora cominciano ad arrivare più persone, certo. E quindi sicuramente c'è bisogno di più personale sia nella parte ristorativa, ma anche nella parte ricevimento, nella parte anche di pulizia, di housekeeping e così. E ognuno di noi cerca di trovare un modo per riuscire, insomma, ecco, e sinceramente credo che comunque anche l'anno passato, dove erano similari da questo punto di vista le problematiche, alla fine siamo riusciti tutti a dare un servizio, credo, all'altezza di quello che deve essere, insomma, ecco. Insomma, un problema che ovviamente si ripete tutti gli anni, insomma, quello della ricerca della carenza, sì, di personale, soprattutto in certi settori. Guardando un pochino, allargando un po' lo sguardo, come sta cambiando, se sta cambiando anche il turismo, quindi anche la città da un punto di vista turistico, e quali sono le sfide del turismo di oggi dal vostro punto di vista? Questa è una bella domanda, ci vorrebbe una trasmissione intera per poterlo analizzare. No, il turismo sta cambiando, perché le persone cercano sempre più di trovare anche un'esperienza, cercano di trovare prodotti di nicchia, diventa importante anche l'enogastronomia, perché ci sono persone che si muovono per andare a mangiare, quindi trovare magari, ecco, e quindi qui è importante anche il lavoro nostro di associazione, ma anche la collaborazione con l'assessorato al turismo che ci supporta sempre in maniera eccellente nel cercare di privilegiare quelle che sono le nostre eccellenze, perché ne abbiamo, sia a livello culturale con musei, sia a livello, anche come dicevo prima, gastronomico, perché insomma abbiamo delle cose, sono buone, sì. Ecco, bisogna farle conoscere, perché non è facile, bisogna riuscire a sfondare, ecco, da questo punto di vista, e cercare di sdoganare Prato per farla conoscere sotto degli aspetti che magari non sono molto conosciuti, ma devo dire che quando poi le persone arrivano a Prato, quasi la totalità scopre una Prato diversa da quello che si immaginava, migliore, e quindi questo ci fa capire che ci abbiamo del buono e dobbiamo cercare di farlo capire a chi abita lontano da noi, per farlo venire sul nostro territorio. I turisti, le persone che vengono in hotel sono sempre più esigenti, pretendono servizi, quindi bisogna che lì ci si sposta su un altro campo che non compete a noi, certo, albergatori, compete magari ad altri,
di fare in modo che ci siano servizi adeguati a livello di trasporti, mobilità e quant'altro, e dare un ambiente decoroso, pulito della città e tutto, perché poi tutto contribuisce a dare un'idea di quello che è l'accoglienza, in senso totale, insomma, ecco. Assolutamente. In ultimissima battuta ti chiedo quindi quali sono anche, insomma, un po' gli obiettivi di questo tuo mandato da Presidente Federalberghi, quali sono le priorità anche? Allora, la priorità nell'immediato è quella di strutturarci adeguatamente come associazione, perché ecco, dobbiamo ancora fare qualche piccolo aggiustamento, ecco, e a breve, come ho detto, ci saranno delle positive novità. Poi, una volta che abbiamo finito questo piccolo percorso, sicuramente cercheremo di consolidarci, magari cercando di affiliare anche altre strutture che non sono presenti in questo momento, anche strutture più piccole, quindi mi riferisco a dei bed and breakfast o cose similari, che comunque, ecco, ne esistono molte in città e che l'unione fa la forza. È importante essere sempre... più siamo e meglio è, ecco. E poi cercheremo di fare in modo di organizzare qualche cosa come associazione, quindi qualche incontro, qualche premio, qualche manifestazione, qualcosa per essere presenti sul territorio e far vedere la nostra presenza. E in questo momento ci stiamo compattando molto e stiamo cercando di dare sempre più volte, in occasione magari di grandi eventi, una risposta concreta e unita da parte di tutti gli associati, o quasi, in merito appunto a degli eventi che vengono creati in città, che capitano spesso eventi anche di portata abbastanza grande, in maniera tale, insomma, ecco, che si riesca a lavorare tutti e bene. Benissimo. Io con questo ti ringrazio davvero, grazie mille Sara Ventru per essere stata con noi. Grazie a voi, buona serata. Grazie, noi ci vediamo qui tra pochissimo per l'ultima parte della Stoffa di Prato. Bentrovati all'ultima parte del nostro appuntamento del giovedì sera della Stoffa di Prato, spazio che come di consueto dedichiamo agli appuntamenti, e in particolare continuiamo a parlare quindi di Pasqua e del palinsesto di Pasqua pensato da TV Prato. Siamo quindi in compagnia del direttore di TV Prato Giancarlo Gisogni. Buonasera direttore. Ciao, buonasera Arianna. Ciao. Buonasera ai nostri telespettatori. Iniziamo appunto parlando un po' del palinsesto che TV Prato ha pensato per vivere insieme queste festività. Che cosa c'è in programma? Sì, anzitutto abbiamo voluto proporre una serata speciale, quella della vigilia di Pasqua, con il concerto della Camerata Strumentale Città di Prato, un doppio appuntamento in città, come possiamo vedere dalle immagini, con un grande successo di pubblico nella chiesa di Sant'Agostino lunedì e martedì scorsi, un concerto tradizionale nel periodo di Pasqua che l'orchestra cittadina realizza, quest'anno tra l'altro anche con una novità, un aspetto originale nel programma che è stato eseguito. C'è stata anche una dedica particolare a Giacomo Puccini, dunque vi consiglio assolutamente di rivedere, per chi non l'avesse fatto, o comunque per chi ha assistito dal vivo al concerto, di sintonizzarsi sabato sera alle 20:55, perché riproporremo appunto proprio il concerto della Camerata Strumentale Città di Prato, diretta per l'occasione dal pratese Simone Ori, che è tornato dunque a guidare la Camerata in questa occasione. Questo è soltanto uno ovviamente dei programmi che trasmetteremo in questi giorni. Abbiamo iniziato già questa mattina con la diretta della messa solenne crismale in Duomo, presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini. Ovviamente daremo ampio spazio nei nostri telegiornali a tutti quelli che sono i riti del Triduo Pasquale, dunque oggi la messa nel pomeriggio, la messa in Cevana Domini, stasera una tradizione che si rinnova, che è quella del Giro delle Sette Chiese. Domani invece trasmetteremo in diretta anche quest'anno dall'ospedale Santo Stefano la Via Crucis attorno al presidio ospedaliero, una tradizione questa che è iniziata purtroppo negli anni del Covid, ma che continua e viene riproposta anche quest'anno, dunque diretta a partire dalle ore 16 dall'ospedale Santo Stefano. Anche in questo caso il rito sarà guidato dal vescovo Nerbini. Sempre domani poi ricordiamo dalle 17 la diretta della celebrazione della
passione di Gesù Cristo con il rito presieduto dalla Santo Padre, e in serata dopo il telegiornale, dunque dalle 21:15 circa, il collegamento in diretta con la Via Crucis dal Colosseo, anche questa presieduta dal Papa Francesco. Questo, siamo al Venerdì Santo. Venerdì Santo, esatto, poi c'è anche il sabato, comunque sabato, ci sono, come abbiamo detto, con il concerto della Camerata, e poi domenica ovviamente al mattino, e anche in questo caso la messa nel giorno di Pasqua. Sabato ci sarà anche uno speciale dei segni di resurrezione, uno speciale, esatto, del corallo, andrà in onda. Esatto, ricordiamo anzitutto, per chi non lo sapesse, no? Il corallo, questa associazione che raggruppa una rete di emittenti locali, però a livello nazionale, tutte di ispirazione cattolica, come è TV Prato, e assieme dunque a questa squadra numerosa di emittenti televisive nazionali verrà realizzato uno speciale che andrà in onda alle 17:30 dalla Verna, in occasione dell'ottavo centenario delle Sacre Stimmate di San Francesco. Un'ora e mezzo di trasmissione, un viaggio, lo possiamo definire, alla scoperta dei luoghi della fede e della devozione popolare, anche con numerose testimonianze di resurrezione. Insomma, un bello speciale che vi proporremo sabato alle 17:30, ma che potrete rivedere poi anche in replica nei giorni successivi, a Pasqua e nel lunedì di Pasqua, una testimonianza importante di questa realtà altrettanto importante rappresentata dalla rete di emittenti televisive Corallo, a cui TV Prato è felice ovviamente di aderire. E appunto, a proposito di Rete Corallo, prosegue in maniera sempre più costante anche la collaborazione proprio con la Rete Corallo, ci sono anche diversi progetti in corso. Sì, sì, tanti progetti, tante novità. Uno lo conosci bene, Arianna, perché abbiamo collaborato assieme, fra poco ne vedremo anche i frutti. Stiamo parlando del progetto Agrinet, finanziato tra l'altro da un bando europeo assieme agli amici di Teleicaro, ma non soltanto. Sostanzialmente è un progetto questo che guarda alle politiche agricole comunitarie, dunque a tutta una serie di interventi che vengono messi in atto, ad esempio nel caso specifico che riguarda la nostra città, il contrasto ai cambiamenti climatici. Sostanzialmente noi abbiamo coinvolto alcune scuole del territorio, una di queste la scuola primaria Ciliani, l'altra la scuola primaria Pizzi di Monte. Con alcune classi sono stati realizzati dei progetti proprio che parlano di questo, di come poter contrastare i cambiamenti climatici anche nella nostra vita quotidiana. I ragazzi hanno realizzato degli elaborati, in alcuni casi, in un caso un vero e proprio video, sì. E fra poco appunto vedremo assieme i frutti di questo lavoro. Ci sarà una trasmissione che verrà trasmessa a livello nazionale da TV 2000 e poi da tutte le emittenti che appunto fanno parte del circuito corallo, dunque anche da TV Prato, e poi uno speciale che invece sarà tutto dedicato all'esperienza pratese. E dunque niente, vabbè, poi diciamo che non possiamo svelare altro troppo. Ma prossimamente vedremo anche appunto i frutti di questo progetto molto interessante, che vede protagonisti i bambini della nostra città. Che si sono divertiti, hanno imparato tanto, insomma l'abbiamo visto anche dai lavori che hanno realizzato. Per concludere un pochino quello che è il palinsesto di Pasqua, ovviamente non possiamo dimenticare anche i film che verranno mandati. Sì, poi, sì, come sai, ormai è una consuetudine, no? Quella della sabato sera, in questo caso ovviamente essendoci il concerto della Camerata, i film sono spostati ai giorni successivi, il lunedì di Pasqua, la sera, in prima serata, un classico per gli amanti del western, Il fiume rosso con John Wayne, mentre domenica sera, e qui ci riagganciamo alla collaborazione con la rete Corallo, un film, una commedia degli anni 50, i due compari con Aldo Fabrizi e De Filippo. Questo perché? Perché con il Corallo abbiamo deciso assieme, insomma, di dedicare la serata della domenica ai film, ai classici del cinema italiano. In questo periodo stiamo trasmettendo una serie di film dedicati ad Aldo Fabrizi, poi da giugno partiremo con un ciclo di pellicole che vedono protagonista il grande Alberto Sordi, e poi in autunno un altro ciclo di film dedicato questa volta invece a una serie di attrici che hanno segnato la storia del cinema italiano, tra tutte ricordo Anna Magnani e Monica Vittima, poi ce ne sono molte altre di interpreti
che appunto hanno fatto la storia del cinema italiano e che vedremo protagonisti in una serie di film. Anche qui appunto su TV Prato. Allargando un po' lo sguardo, sono passati 6 mesi da quando sei direttore di TV Prato, possiamo fare un po' un bilancio di questi primi 6 mesi di attività, come sta andando? Beh sì, allora innanzitutto mi sembra doveroso ringraziare tutti voi, tutti i giornalisti della redazione, i tecnici, la squadra di TV Prato, il reparto amministrativo, quello dell'ufficio marketing, assieme che si fanno le cose, e dunque tutto quello che è stato fatto in questo mese, che verrà fatto nei prossimi, è frutto ovviamente di un lavoro di squadra. Diciamo che nella continuità di una serie di programmi che oramai segnano da anni, no, il palinsesto di TV Prato, abbiamo voluto anche introdurre alcuni elementi di novità. Il nostro telegiornale rimane diciamo la punta di diamante del nostro palinsesto, lo abbiamo rinnovato già dal mese di gennaio anche nella sua veste grafica e poi nei contenuti, cercando di dare sempre più spazio e sempre più voce alle persone, alla gente che vive nella nostra città e dunque ne conosce pregi e difetti, per così dire. E dunque su tutte ricordiamo ad esempio anche l'inchiesta che stiamo portando avanti ogni settimana, dedicata alle varie piazze e vie della città, per raccogliere diciamo quelle che sono le sensazioni di chi le vive, nel bene e nel male, ovviamente, certo, sempre con l'obiettività che ci deve contraddistinguere. Oltre al telegiornale, poi una revisione del nostro palinsesto, scorrendo la settimana, il lunedì è oramai da anni la serata dedicata al calcio con Il Gioco è Fatto, che quest'anno si è sdoppiato di fatto, perché c'è una prima parte, Il Gioco è Fatto bianco-azzurro, interamente dedicato al Prato Calcio, reduce per fortuna da un successo importante nel derby di Pistoia che mancava da 20 anni, la seconda parte è dedicata al calcio dilettanti, a tutti i campionati di calcio dilettanti. Il martedì sera chiedo al sindaco e poi lo spazio appunto alle telecronache del Prato. Il mercoledì, oltre a queste due nuove trasmissioni che si alternano quindicinalmente, Obiettivo Prato, un focus sulla città e imprese e territorio, che è la nuova trasmissione di Confartigianato che parla appunto del territorio, delle imprese che costituiscono il distretto, dei temi insomma cari a questa realtà. Poi è partito anche questa nuova trasmissione, Volersi Bene, un nuovo format dedicato alla medicina e al benessere, curato e condotto da Giulia Ghizzani. Ovviamente siamo ospiti e non possiamo non ricordare la Stoffa di Prato, che il martedì e il giovedì ci tiene compagnia con tante rubriche e tanti ospiti. È un programma che sta riscuotendo un notevole consenso da parte dei nostri telespettatori, dunque brava Arianna. Siamo felici, grazie. E il giovedì, parliamoci chiaro, con questa nuova veste, anche in questo caso la conduzione di Lucrezia Sandri assieme al sottoscritto. Il venerdì lo spazio dedicato a Weekend Sport, il sabato lo dicevamo poco fa con il cinema, stasera ti porto il cinema, questa rubrica che ci siamo inventati per il sabato sera con la collaborazione tra l'altro, e mi piace ricordarlo e ringraziare, la scuola di cinema Anna Magnani, il direttore Massimo Smuraglia, che tutte le settimane introduce la visione dei film che sono in palinsesto. Insomma, diciamo, abbiamo cercato di rinnovare un po', seppur pochi mesi, il nostro palinsesto serale e poi ovviamente i prossimi mesi porteranno con sé altre novità. Ci saranno appunto, visto che siamo quasi chiusura, comunque altre novità nei prossimi mesi? Sì, assolutamente sì, una diciamo qualcosa, anche in questo caso non possiamo svelare più di tanto, però stiamo pensando e probabilmente a settimane inizierà un nuovo format anche dedicato all'enogastronomia, però prettamente locale, legato proprio a quelle che sono le realtà del nostro territorio, perché TV Prato deve parlare anzitutto della sua città di Prato. Insomma. Assolutamente. Prima di salutarci, vediamo insieme allora intanto degli appuntamenti che sono in programma nella nostra agenda in questi giorni, appunto quindi a Prato e dintorni, ovviamente, quindi per parlare cosa succede in città in questi giorni, a quale attività si può partecipare. Sabato ci sarà il mercato Terra di Prato in piazza del Mercato Nuovo, quindi il mercato della filiera agroalimentare locale e regionale a partire dalle 8. Sempre sabato alle 9 in piazza San Francesco, Collezionari in piazza, la mostra mercato di piccolo artigianato, antiquariato, modernariato, abiti e accessori vintage.
E poi ancora sabato 30 marzo alla Biblioteca Bruni di Casale ci sono letture e storie di primavera, una lettura animata rivolta soprattutto ai bambini a partire dalle 10:30. E infine ancora sabato alle 16 al Museo di Palazzo Pretorio, un laboratorio per famiglie con bambini, caccia all'uovo a partire appunto dalle 16. Siamo in chiusura, direttore, un augurio per questa Pasqua a tutti i telespettatori. Assolutamente sì, davvero a tutti una buona Pasqua, una felice Pasqua da trascorrere in famiglia oppure per chi ha la possibilità anche è lontano da Prato, però visto che andiamo in onda in tutta la regione e poi ci potete seguire anche grazie a internet, al nostro sito internet e dunque allo streaming, non perdetevi la programmazione che TV Prato ha pensato per questi giorni che ci portano alla Pasqua. Assolutamente, allora grazie mille Giancarlo Gisoni per essere stato con noi. Grazie, buona Pasqua a tutti e buona serata intanto. Grazie e buona Pasqua anche da parte mia, noi ci vediamo martedì prossimo sempre alle 19 qui su TV Prato, arrivederci.